Nicola Salini, 36enne, laureato in economia e amministrazione delle imprese, già presidente dell'ATER e componente dello staff del commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini, è il nuovo amministratore unico della società Montagne Teramane Ambiente SPA, MOTE, azienda pubblica che si occupa di igiene urbana e altri servizi per conto di 11 centri dell'entroterra teramano. Lo ha eletto all'unanimità su proposta del sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto l'assemblea dei 21 comuni soci. Si è conclusa così, dopo 9 anni e 3 mandati consecutivi, l'esperienza di Ermanno Ruscitti alla guida dell'azienda pubblica. Sono molto contento per questo ruolo che andrò a svolgere, ringrazio tutti i sindaci che compongono l'assemblea dei soci della società Montagne Teramane che hanno voluto accordarmi la loro fiducia all'unanimità. Ringrazio l'amministratore unico uscente per il lungo e importante lavoro svolto in questi ultimi 9 anni e attraverso una condivisione costante e continua con tutta l'assemblea dei soci e quindi con tutti i sindaci che vorrò incontrare quanto prima per ascoltare anzitutto le varie difficoltà presenti sui territori, vorrò condividere con loro l'azione di programmazione che l'ente intenderà mettere in campo. Naturalmente il periodo è molto difficile, conosciamo bene le situazioni economico-finanziarie dell'ente, ma senz'altro dobbiamo tenere un occhio ben aperto verso quello che è il presente. E il presente ci dice che attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede uno stanziamento di oltre 200 miliardi, un'importante quota parte viene riservata appunto a delle tematiche che hanno a che fare con la società. Vale a dire transizione ecologica, nonché valorizzazione ambientale e tutte quelle attività complementari che in qualche modo ricadono nella sfera competenziale della società Montagne Teramane.